Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa volta per voi ho testato 5 gruppi termici in ghisa che trovate in commercio. Gruppi termici del 43, praticamente da montare plug and play. Cosa vuol dire? Vuol dire che per il test ho utilizzato dei cutter originali senza raccordare i travasi, senza aprire la finestra d'entrata, vergini come da fabbrica Piaggio. Nello specifico sono andato a testare il Polini Standard, il Polini Racing, il Malossi CVF, l'Olimpia, il DR Evo e basta. Per il DR Evo ho montato una testa Polini a scoppio centrale, per il Malossi ho montato la sua testa, che però in questo caso non è quella a scoppio centrale. Per il Polini Racing e per il Polini, niente, abbiamo montato la sua testa che danno in dotazione col kit a scoppio centrale, e per l'Olimpia abbiamo montato la sua testa che danno assieme al kit. Ecco, test è stato eseguito al banco con carburatore 1313, filtro Malossi e marmitta Gianelli. Puntine regolate a 2 mm dal PMS, che equivalgono più o meno a 21 gradi d'anticipo. Se vi interessa sapere i risultati, restate con me. Bene ragazzi, eccoci qua con i risultati del test. Forse vi sarete già fatti un'idea, ma che è meglio il Polini, è meglio il DR, è meglio il Malossi, e mo ve lo dico. Ultimo classificato con 2,7 cavalli e 3,9 newton metri, Polini Racing. Quarto classificato con 3 cavalli e 4,2 newton metri, Polini Standard. Al terzo posto con 3,1 cavalli e 4,5 newton metri, attenzione signori, Olimpia regala gioie. Secondo classificato con 3,2 cavalli e 4,5 newton metri, DR Evo è in vetta alla classifica con 3,4 cavalli e 4,8 Nm, Malossi CVF. Bene ragazzi, questi qua sono i risultati. Magari qualcuno può dirmi: ma potevi raccordare i carter, ma se rimani l'entrata. Avete ragione. Faremo anche quei test lì con carter raccordati e entrata allargata. Ma questo test io ho voluto farlo per rendermi conto quale fosse il miglior kit plug and play. Lo ripeto, plug and play vuol dire smonto testa pistone cilindro originale e monto uno di questi kit. Qual è il migliore? Malossi CVF. Perché il Malossi è il migliore? Io una mia teoria ce l'ho, perché dal momento che il Malossi, il CVF, si alimenta, pompa benzina all'interno dei travasi anche dalle finestre, da queste grandi finestre che ha sul pistone, riesce a sopperire al fatto di non avere raccordato i travasi. Perché se io, come per i Polini, ho un travaso grande così e poi però ho il carter che
c'ho un travaso alla metà, chiaramente il travaso è mezzo chiuso e quindi ho delle prestazioni che fanno cagare. Mentre invece il Malossi, che ha questo sistema che pompa miscela dall'interno del pistone, riesce a sopperire a questa mancanza di volume dei travasi laterali. L'Olimpia se la cava molto bene perché ha praticamente i travasi del cilindro che combaciano perfettamente ai travasi dei carter originali. E questo è tutto. Raga, ma venite con me che andiamo a vedere un po' le curve e i grafici al computer. Bene ragazzi, eccoci qua adesso con l'analisi delle curve al computer. Questa qui è la curva di potenza del Polini Racing. Andiamo a confrontarla con la curva del Polini Standard. Andiamo a vedere. Rosso è il Polini Standard. Come possiamo vedere, già meglio del Polini Racing. Andiamo a vedere quello dell'Olimpia. Quello del DR Evo, che è molto simile a quello dell'Olimpia, ma ha un piccolo picco, allunga un pelo di più dai 6 ai 7 mila giri. E quella del Malossi, che come potete vedere, dai 4 mila giri in avanti se la fa da padrone. Andiamo a vedere la coppia. La coppia non dovete guardare fino a 3000 giri perché c'è la sfrizionata delle molle. Quindi io starei sui 4000 per decidere. Cioè, come metro, parametro di misura stiamo sui 4000 per vedere il valore. Polini Racing, bassa. Questa qui è quella del Polini normale. Olimpia e DR Evo sono praticamente uguali. Mentre invece, come potete vedere, il Malossi ha una flessione verso il basso sui 3000, molto probabilmente dovuta appunto alle finestre del pistone che perde un po' sotto, ma quando arriva sui 4000 giri si fa coraggio e spinge dai 4 ai 5000 e poi resta su, molto meglio degli altri. Ecco ragazzi, questi i risultati di questo nuovo test. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like, condividete. Se non vi è piaciuto, mettete dislike, va bene lo stesso. E niente, chissà la prossima volta cosa andremo a testare. Alla prossima, ciao raga!